è l'ultima cosa che avete acquistato su Amazon? O l'ultimo oggetto che avete comprato al centro commerciale? O l'ultimo libro che avete preso in una libreria? Beh, molto probabilmente vi siete fatti ingannare. E qui il video di oggi, con un bel libro, ve lo spiegherà. Via, con la sigla! Allora ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video Penny Books. Aiuto, non me l'aspettavo, te lo giuro. Su Instagram ho fatto un reel su un bellissimo libro e oggi sono qua per parlarvene. Ma qual è? Infatti adesso ve lo sto dicendo. Okay. Il libro è Consumi, la guida per non farsi incantare di Gullimet Faur e Adrienne Barman, pubblicato da Il Barbagianni Editore. E ora vi leggo la trama. Mentre allestiscono un mercatino, Sammy, Simona, Cesare e Anna si interrogano sul perché abbiano comprato così tanti oggetti inutili. Il signor Buonprezzo, un negoziante del quartiere, li aiuterà a capire come funziona il mondo dei consumi e a schivarne tutte le trappole. Allora, devo proprio dire che questo libro è stata un'autentica rivelazione, perché di questi trucchi io non ne conoscevo nessuno e non ne conoscevano nessuno neanche i protagonisti della storia, perché non è soltanto un libro guida dove dei consigli per i trucchi, no, sotto c'è anche una storia. Infatti gli scrittori secondo me sono stati furbissimi e devo proprio dire che è una storia semplice che però vi fa anche capire quali sono i trucchi. Appunto, la storia, un po' da come avete sentito dalla trama, parla di un gruppo di amici che sono Sammy, Simona, Cesare e Anna, che creano, diciamo, un mercatino dell'usato e lo fanno e si accorgono di aver comprato un sacco di cose inutili, e tutto questo a fumetti. Infatti, ragazzi, è bellissimo. Hanno comprato cose inutili a fumetti? No, tutto questo a fumetti, nel senso, la storia, okay. Tutta la storia a fumetti. Tutto questo a fumetti, perché è un libro proprio a fumetti. Sì. Okay. Ed è bellissimo, c'è anche scritto. Come? No, a fumetti. Scritto qua. Cioè, è incredibile. È lo stesso. E quindi arriva un venditore che si chiama Signor Buonprezzo. Perché ridi te? Cioè, Buonprezzo. Si chiama Buonprezzo, che gli fa capire perché hanno preso tutte quelle cose. Quindi da lì nascono tutti i consigli, okay. I trucchi. Così loro iniziano a capire. È chiaro. Iniziano a capire perché hanno preso questi. Perché si sono fatti ingannare. E anche noi ci siamo fatti ingannare, dobbiamo dirlo, certe volte. Io mi sono ingannata sempre. All'asilo ero riconosciuta come la bambina che voleva tutto, ragazzi. Ecco. Io mi facevo sempre incantare da ogni cosa. E io ne so qualcosa, però anch'io ammetto che devo essere un fatto. Io da piccola volevo tutto. Entravo, vedevo una cosa, la voglio tutto, sempre. Poi non va bene. Lo so, adesso un po' meno. E quindi me ne sono selezionata tre, io ve li avrei letti tutti, lo devo dire, però sono tantissimi. E quindi me ne sono selezionata tre e adesso ve ne parlerò molto brevemente. Allora, il primo si chiama, che è il quinto, si chiama I carrelli da riempire, le buste fanno pubblicità, che parla appunto di quando si va in un negozio, in un supermercato, che ci sono sempre quelle buste che sono la maggior parte delle volte bellissime, con scritto il marchio, con il simbolo del marchio, così tu le prendi perché sono belle di bellezza, poi vai in giro con quella busta lì e tutte le persone vedono che hai preso la Lego, quindi tipo, oh, wow, c'è la Lego, e gli viene voglia di andare anche loro a acquistare la Lego. Questo mi è rimasto impresso tantissimo, è super bello, anche tu hai gli occhi sgranati, Paolo. E quindi niente, io non me ne ero mai accorta, perché quindi anch'io sono una amante. La tecnica dei venditori, i venditori che hanno creato queste buste bellissime che invogliano i clienti a prenderle, così poi vanno in giro gli altri, e altri lo vedono, cioè sono intelligenti, però dobbiamo dirlo. Appunto, io non me ne sono mai accorta, perché a me piacciono tantissimo le buste, io le amo le buste, quindi non me ne sono mai accorta. Poi un altro che mi sono segnata è il numero 10, che non mi ci ritrovo, nel senso che io parlo molto di queste cose, che è il marketing di genere. Cioè, i venditori
fanno, creano le cose rosa per le femmine e le cose azzurre per i maschi. E qua c'è proprio scritto che ci sono questi due, questi, io li chiamo, non so, secondo me sono vampiri, anche se non hanno i denti, non so, mi sembrano dei vampiri. Questi qua, cioè sono un po' tanti, diciamo, nella storia, io li chiamo vampiri, ma non so se sono vampiri, che escogitano sempre dei piani per far spendere di più alla gente. E ci sono proprio loro che dicono, se mettiamo le bici rosa per le femmine e le bici azzurre per i maschi, se una famiglia ha un maschio e una femmina come figli, non passerà la bicicletta del non so, del maschio poi al bambino più piccolo, perché quello lì è magari la femmina, e quindi il genitore lo deve prendere azzurro per il maschio e rosa per la femmina. Ti obbligano a cambiare, non passi più le cose uno all'altro. E poi dice anche che ci sono appunto loro, Simone, no, come si chiamavano? Cesare, Sammy, Simona e Anna, che anche loro si rendono conto e che dicono che se ci fosse uno scaffale unico per tutti i bambini, non quello rosa per le femmine, quello azzurro per i maschi, magari delle femmine sono appassionate per cose dei cosi, magari cose che usano i maschi di solito, però sono nello scaffale dei maschi, quindi 1, 2, 3, 4. E invece no. Comprate quello che avete voglia, anche se è blu, rosso, azzurro, rosa, di qualunque colore sia, se vi piace, cioè se vi piace. Se lo volete prendere, se dovete scegliere, ovviamente scegliete quello che vi piace di più, non solo perché è rosa o solo perché oppure è azzurro. Fatelo passare dai fratelli, eh sì, cugini. Anche se infatti all'inizio c'è questa storiella: ehi Teo, ti piacerebbe avere una bici? No, non la voglio una bici rosa, soltanto perché è un maschio. Cioè sono sempre queste mini storie all'inizio, e quindi anche questa mi è piaciuta molto. E l'ultima di cui voglio un po' parlare è i gadget legati ai personaggi. Allora, qua dobbiamo dire, da bambini ma anche adesso, ognuno almeno una cosa di un film o una serie TV. Per esempio qua fa l'esempio di Star Wars, poi fa i Barba Papà, Pikachu, Harry Potter, le Barbie, e dice proprio, se creiamo più personaggi, poi i bambini vorrebbero più vestiti, perché dice vorranno. Proprio vorranno più vestiti, tipo in Frozen, se creiamo due personaggi le bambine vorranno sia il vestito di Elsa che il vestito di Anna, e quindi si ragiona così. Ma in realtà non, cioè, anch'io ho tantissime cose legate ai personaggi, e devo dire che mi piacciono davvero tanto, perché sono belle, perché se sei appassionato a quella serie, mettertele però come se fosse l'importante è saperlo che lo che, fanno apposta. Sì, che lo fanno apposta per far guadagnare, cioè per guadagnare più soldi, appunto. E questi, ragazzi, sono solo tre di tutti i consigli che ci sono qua, ma non avete idea di quanti ce ne sono. Ce ne sono tantissimi che vi aiuteranno un sacco. Per esempio la tecnica dei saldi, che invece di scrivere soltanto prima era 100 euro, adesso è 70 euro. Quindi non scrivono solo 70 euro, ma mettono 100, barrato e poi sotto il 70, per far vedere che è calato di tantissimo, che in realtà, ragazzi, cioè, è rimasto impresso anche quello dei 99 centesimi, che non è poco meno di un euro, anche quello della posizione degli oggetti. La posizione degli oggetti. Degli oggetti nel supermercato, che prima mettono le cose meno utili e poi le cose più utili, così piano piano tu cammini e vedi anche le altre cose e ti viene voglia di prenderle. Vabbè, non l'ho capito compresa. Bene, ma fa lo stesso, no. Rileggerò il libro. Rileggi il libro, ok. Quindi vabbè, io adesso non vi dico di che dopo aver letto questo libro non prenderete mai più niente. Cioè, voi continuate a comprare le cose che vi servono, però state attenti. Sì, che vi servono, che vi piacciono, insomma. Ma siate moderati, cioè, rendetevi conto che qualcosa, che alcune cose sono fatte un po' per ingannarvi. Ovviamente, cioè, sempre comprate quello che vi piace, che volete comprare, però consapevoli, ecco, siate consapevoli. Che ridi. Però siate consapevoli. Quindi vabbè, io vi saluto. Da oggi sarò più consapevole anch'io, vedo. Non ci credo, però non so. Però cercherò di essere più consapevole possibile. Ok, adesso va bene. Quindi io vi saluto. Un saluto da me, da Penny, da questi. E lo sai che lo facciamo leggere questo libro alla mamma? Sapevo che lo dice. Lo sapevo che. Sì, perché lei è una patita dello shopping. E anche gli adulti, forse. Sì, anche gli adulti dovrebbero prenderlo. Non soltanto i bambini, perché vogliono prendere quello o l'altro, ma gli adulti, credetemi. Cosa? Anche loro comprano e fanno finta di niente. Ma l'hai detto prima, adesso non lo stai più dicendo, infatti. Fanno finta di niente, però anche loro comprano. Ragazzi, comprano. Quindi, vabbè, un saluto da me, da Penny, lo consiglio a tutti.
e ciao. Un saluto anche dai vampiri, che in realtà non sono vampiri, ma vabbè. E dai bambini, dal gruppo di bambini e dal signore. Buon prezzo.